Il tradizionale appuntamento del sabato, quello con il TG itinerante, è questa volta particolare perché non siamo in un paese, ma ci colleghiamo con un palazzo che fu una reggia del Rinascimento, l'avete riconosciuto, è Palazzo Ducale, allora la linea va a Maurizio Blasi ad Urbino. E difatti, anche vista da lontano, la linea di profilo di Urbino è marcata in modo inconfondibile dal suo Palazzo Ducale, in particolare dalle sagome svettanti delle cime dei due torricini. Li si vede da lontano e poi li si vede anche mano a mano che ci si avvicina alla piazza centrale di Urbino, intitolata non a caso al Duca Federico. Qui siamo nel cortile antistante il Palazzo Ducale, un cortile congegnato con una forma che vollero i diversi architetti che lavorarono al palazzo, che sembra quella di un libro aperto in direzione della città. È un po' una forma coerente con gli ideali culturali e architettonici di tutti di quegli anni lontani, formidabili quegli anni, alla fine del Quattrocento, quando la piccola Urbino, arroccata tra le montagne del Preappennino, era diventata per alcuni anni uno dei riferimenti politici e culturali insieme per tutta l'Italia del Rinascimento. Da questo passaggio si entrerà all'interno del secondo cortile del Palazzo Ducale. È un passaggio che hanno frequentato oggi migliaia e migliaia di turisti, di scolaresche in visita che spesso hanno bivaccato elegantemente con qualche panino che inframmezzava la visita alla Galleria Nazionale delle Marche su questi scalini all'esterno del palazzo. Ma immaginate quello che doveva pensare, che so, un ambasciatore che veniva da lontano quando, tra la fine del 400 e l'inizio del 500, varcava questa soglia per entrare all'interno del cortile del Palazzo Ducale, sul quale affacciavano le stanze principesche degli appartamenti del Duca, le biblioteche, i luoghi di studio, i punti di riferimento per la migliore Europa del Rinascimento di quegli anni. Vediamo com'è fatto e come è nato e come è cresciuto e come si è sviluppato il Palazzo Ducale, nel corso del tempo. Il primo servizio. È uno dei massimi esempi artistici del Rinascimento. Ogni anno 200.000 visitatori ne apprezzano la mirabile capacità di inserirsi con forza e dolcezza in un centro storico dichiarato dall'UNESCO Patrimonio dell'Umanità. Eppure il palazzo è figlio di più mani. Maso di Bartolomeo, Luciano Laurana, Francesco Di Giorgio crebbe insieme alla gloria e al potere del Duca Federico, vincitore dei Malatesta, conquistatore di Fano e Senigallia e al culmine, arbiter della politica italiana di fine Quattrocento. Urbino divenne capitale di rango europeo, culla del Rinascimento e Federico, figlio illegittimo, asceso al potere con la forza e l'abilità, vuole un palazzo in cui possa rispecchiare se stesso e il mito della città ideale. Si apre verso la città come un libro. Con la sua mole sottomette il Duomo e l'autorità religiosa. Con l'eleganza di lesene e finestre architravate trasmette un ideale eterno di proporzioni ed armonie. Nel cortile interno stupisce dignitari e ambasciatori di tutto il mondo. Come un palazzo delle fate, l'imago cambia nel volto che guarda verso il contado, è la facciata dei torricini sopra il mercatale, la piazza del mercato, alta e stretta, alleggerita da tre logge sovrapposte, resa quasi sovrannaturale dall'eleganza misteriosa dei due torricini svettanti da lontano, capaci di proclamare al Montefeltro e a tutta l'Italia la grandezza del Duca Federico. Eh sì, la grandezza del Duca Federico, la cui reggia oggi è, diciamo così, la sede, tra l'altro, della Galleria Nazionale delle Marche e della Soprintendenza ai Beni Artistici. Come c'è la soprintendente Maria Rosaria Valazzi, il palazzo ha proclamato la gloria di Federico nel corso dei secoli, ma nelle ultime settimane, specie durante la neve, ha dato preoccupazioni enormi. Beh, resistito benissimo, però siamo stati in effetti preoccupatissimi perché 2 metri di neve sopra i tetti credo che avrebbero spaventato qualsiasi tipo di struttura. Comunque la gloria di Federico si è manifestata ancora perché in realtà le strutture del palazzo sono solidissime e anche nella manutenzione che si è verificata, che è stata condotta negli ultimi anni, è stata ottimale. Lei ha avuto anche la sensazione durante la neve di un grande amore degli Urbinati per il loro simbolo? Degli Urbinati in modo particolare, ma non solo degli Urbinati, perché veramente sono accorsi da tutta Italia. I nostri tetti sono stati liberati dal colpo del soccorso alpino. Quanta gente visita il palazzo?
Ma in un anno sui 100, tra i 180 e i 200 mila visitatori. Con un trend in aumento? Sì, in quest'ultimo periodo sì, abbiamo avuto un aumento del 20% circa in queste ultime feste, queste ultime festività e ponti, e quindi insomma è un risultato decisamente buono. Superfluo domandarle se la provenienza non è davvero da tutto il pianeta. Sì, è da tutto il pianeta. Noi abbiamo visitatori, e devo dire veramente, tra l'altro, affascinatissimi da questo modo che vengono adesso anche per esempio dalla Cina. Abbiamo avuto qualche cinese. In questo periodo voi offrite, oltre a quanto normalmente offre il Palazzo, anche una mostra di interesse mondiale, quella dedicata al mito e all'ideale della città e alla città ideale. Beh, la città ideale si identifica con Urbino in qualche modo. La mostra raccoglie veramente dei capolavori da tutto il mondo, però sono tutti capolavori legati da un filo, cioè sono stati tutti realizzati per il Palazzo Ducale, nel Palazzo Ducale o comunque da artisti che sono stati generati da questa cultura così particolare che ha espresso il Rinascimento Urbinate. E decisamente si può dire che con questa mostra Urbino parla al mondo e lascia vivo il fuoco della speranza di avere una città ideale. Ce ne racconta di più nel prossimo servizio Alberto Pancrazzi. Può essere considerata il manifesto del Rinascimento e della sua grande utopia, l'idea suprema della città a misura d'uomo, immortalata su una tavola di pioppo che ancora oggi rappresenta uno dei più affascinanti enigmi del Rinascimento italiano. E di fronte ai tanti dubbi che circondano la città ideale d'Urbino e le sue sorelle di Baltimora e Berlino, dall'identità del suo autore e del committente, dalla data di realizzazione alla sua funzione, alla sua collocazione, rimane la certezza di trovarsi di fronte al trionfo dell'armonia delle proporzioni architettoniche. Un'armonia che avvolge per intero la mostra allestita sapientemente al piano terra di Palazzo Ducale, che per la prima volta mette a confronto il dipinto custodito nella Galleria Nazionale delle Marche con la città ideale di Baltimora e le tante altre opere provenienti dai vari musei del mondo e da collezioni private. Occasione unica per esplorare appieno la raffigurazione della città e dell'architettura durante il Rinascimento, all'interno del contenitore ideale, nel palazzo in cui quei capolavori hanno preso forma. Queste immagini diventano poi icone, la famosa città di Urbino è un'icona che ritroviamo in tutti, per esempio, gli studi di cultura del mondo, perché è il simbolo di studi di cultura, perché si è capito, l'immaginario collettivo ha capito che queste sono immagini di un momento di altissima cultura italiana che si concretizza non a caso proprio ad Urbino. Professoressa, c'è una bella gita scolastica, una delle tante che arrivano al Palazzo Ducale, dove li ha portati? E a vedere tutti gli appartamenti del Palazzo Ducale e in particolar modo alcune opere d'arte che ci sono, ma purtroppo... Da dove venite? Da Ortona, Abruzzo. Che le hanno chiesto le ragazze e i ragazzi della sua scuola? E mi hanno chiesto per la mostra. No, noi abbiamo un po' preparato in classe, quindi loro sono venuti alla ricerca di quello che avevano fatto in teoria e volevano vedere da vicino. La muta di Raffaello. Perché era di Raffaello? Perché ci stavano un sacco di dipinti sopra e poi la sala con gli arazzi. E poi effettivamente c'erano degli scorci, la città ideale è veramente meravigliosa, guarda. E guardare in quell'epoca l'idealizzazione di una città con l'architettura dell'epoca è proprio meraviglioso. In Argentina veramente negli anni 1400 non c'erano queste grandezze. Ma poi la professoressa vi interroga quando tornate a Ortona? Si può fare il testo in italiano, secondo me. Sì, facciamo il testo. Il Palazzo Ducale si visita con la testa in alto per guardare le dimensioni, le proporzioni, le forme, le coerenze tra le diverse facce che questo capolavoro dell'architettura del Rinascimento ha saputo offrire. Qui torneremo questa sera alle 19.35, parleremo tra l'altro anche dei misteri e dei segreti di Palazzo Ducale e ci affacceremo con le telecamere dalla loggia del Duca Federico. Grazie per l'attenzione. La linea ad Ancona.